Salve a tutti ragazzi, da Pier Dark Knight 91 e benvenuti nella puntata numero 24 su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro fantastico Forest Green Rovers. Calciomercato ancora aperto, quest'oggi inizierà il campionato di Divisione 3, quindi League 1, e attenzione perché nella scorsa puntata ci siamo concentrati sul tour, lo abbiamo vinto, abbiamo portato a casa alcuni fondi che ci serviranno per fare calciomercato. Forse arriverà la cessione di Williams, il nostro esterno sinistro, che quest'anno non avrà spazio in questo club, e quindi cercheremo di acquistare principalmente il terzino destro, visto che da quelle parti abbiamo solo Shepard. Io vi chiedo di lasciare tanti bei pollicioni in su, di condividere e commentare. Avanziamo e aspettiamo il resoconto del nostro osservatore, perché ho trovato due giocatori nuovi, abbastanza giovani, che potrebbero far parte di questo club. Andiamoli a vedere insieme. Nelle scorse puntate vi ho raccontato dell'esigenza impellente per il nostro Forest Green di avere almeno un difensore con esperienza, visto che la nostra retroguardia è davvero molto giovane e commette parecchi errori in difesa, e quindi avevamo messo ad osservare Schelotto e Valencia, visto che avevamo bisogno di un terzino destro. È arrivato il resoconto e non ci sono buone notizie. Schelotto vale 4.100.000, il suo stipendio si aggira intorno ai 35.000 di stipendio settimanale, mentre per Valencia il valore è ancora più alto, vale 7.500.000 e percepisce uno stipendio da 135.000. Immaginate che il giocatore del Forest Green che percepisce di più è Chong, con 13.500 di stipendio settimanale. Quindi ragazzi, dobbiamo mollare la pista Valencia e Schelotto. Ho ricercato altri due giocatori che non sono di esperienza, ma almeno tappiamo i buchi e mettiamo una riserva di Shepard oppure un titolare. Vedremo un po' se saranno capaci di prendersi il ruolo da titolare. Uno è Walker Peters del Tottenham, ancora da osservare, terzino destro e terzino sinistro, possibile talento, di 22 anni. L'altro che mi piace meno è Bissaka, 21 anni, terzino destro del Crystal Palace. Adesso abbiamo ancora un mese più di calciomercato, quindi aspettiamo prima il resoconto e poi, una volta che capiremo il valore e lo stipendio, ci muoveremo su calciomercato. Non abbiamo fretta. A malincuore devo informarvi della cessione di George Williams per 740.000, un giocatore che è stato utilissimo lo scorso anno e anche nel tour, però avevamo già Chong e Campbell, che per il momento è infortunato. Quindi ciao Williams. E adesso signori, abbiamo un budget trasferimenti che oscilla intorno ai 2 milioni, con un budget stipendi che oscilla dai 10 ai 23.000. Quindi diciamo che almeno il terzino destro buono lo possiamo acquistare, forse. Devo anche ricordarvi che quest'anno avremo parecchi giocatori in scadenza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo tenere da parte alcuni fondi e molto probabilmente salterà l'acquisto del centrocampista difensivo centrale. Come potete vedere, ci sono davvero una decina di giocatori in scadenza che bisogna assolutamente rinnovare per non perderli a parametro zero, e sono Thomas, Montgomery, Shepard, Gunning, Collins, Mills, Digby, James, Deutsch e Reed. Quindi tutti questi giocatori sono in scadenza, da rinnovare per non perderli a parametro zero. Abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Paul Digby per 460.000. Andremo a rifiutare perché questo giocatore ci serve come il pane, sia per il centrocampo, sia per il centrocampo difensivo, sia per metterlo come difensore in caso di urgenti problemi, sia come terzino destro. Quindi è un giocatore molto duttile, un giocatore molto importante per questo club. Per il momento non ci passa neanche per il cervello di andarlo a cedere. Vi ricordo anche che nel vivaio abbiamo due giocatori talentuosi. Uno è Henry Evans, 15 anni, portiere, non proprio un talento, potenziale 77-83. Prima era un 77-85, quindi diciamo che il potenziale massimo è andato calando, quindi al massimo potrà fare la riserva di Leighton, sempre se riuscirà a tenere le aspettative alte, quel portiere che per il momento non mi sta impressionando. L'altro è il talento più forte che abbiamo trovato, ovvero Max Ward, centrocampista offensivo centrale, potenziale 85-91. Aspettiamo che faccia 16 anni e lo passeremo in prima squadra. Non abbiamo ancora ricevuto notizie per quanto riguarda i due giovani giocatori, uno del Tottenham, l'altro del Crystal Palace, e siamo arrivati nel grande giorno, il debutto in League One, quindi in Divisione 3, contro l'Ipswich Town in trasferta. Abbiamo fatto un tour spettacolare, abbiamo un gioco bellissimo, dobbiamo incominciare
nelle partite ufficiali a fare bene. Quindi andiamo a fare la formazione concentrati, non incominciamo a pareggiare e perdere, perché sennò la promozione ce la dimentichiamo. Nell'ultima partita del tour in finale contro il Peterborough abbiamo perso per infortunio per 3 settimane Digby. E quindi oggi in campionato inizieranno i primi problemi, perché non abbiamo il centrocampista difensivo alto, forte fisicamente, con una grande elevazione e grandi colpi di testa. Saremo costretti a scendere in campo con Jayward. Jayward sa fare il centrocampista difensivo centrale, il problema è che ha altre qualità. Quindi, se ad esempio il portiere avversario andrà a rinvio in zone centrali, Jayward perderà tutti i contrasti di testa e quindi non riusciremo ad impostare velocemente un'azione e rischieremo di subire qualche azione. Quindi il problema principale è quello. Scenderemo in campo così con Leighton, Mills, Gunning, Ferguson, Shepard, Winchester, Jayward, Harper, Chong, Simpson e Brown. I sostituti sono Thomas, Rawson, Brown, Rose, James, Murphy e Deutsch. Arriva il debutto in divisione 3 per il Forest Green. Bisogna non sbagliare, bisogna partire con il piede giusto. Lo scorso anno abbiamo fatto un campionato davvero molto positivo, prima posizione, tanti punti di distacco. Adesso è il momento di vedere la formazione della squadra avversaria. Ok, si schiera con un 4-2-3-1 o 4-5-1. Vedremo un po' come si muoverà durante la fase offensiva e difensiva. Adesso prepariamoci. Ok, Ipswich Town che dà il via a questo match. Dobbiamo fare le stesse prestazioni che abbiamo fatto nel tour, ma non sarà semplice. Il tour è amichevole, qui si gioca per qualcosa di importante. Ipswich Town che gira subito il pallone. La chiusura di Ferguson. Possiamo ripartire. Si allarga Mills. Ok, bene così. Andiamo. Mills, subito. Vede Winchester. C'è spazio a centrocampo, nonostante il centrocampo a 5. Attenzione che scatta Brown. Il tocco di Simpson. Bellissimo. C'è Brown. La stoppa. Il tiro. Rhys Brown. 4 minuti di gioco. Come nel tour. Siamo subito in vantaggio. Allora, il problema non erano gli amichevoli, siamo proprio forti noi. Bravissimo Simpson a fare quello scavetto per servire Brown, che ha stoppato il pallone, non ci ha pensato su due volte. E poi, se non sbaglio, con il sinistro l'ha messa in po', anzi con il destro. Bravo Brown. Brown è diventato molto più finalizzatore, sta migliorando tantissimo. L'anno scorso sbagliava parecchio. Occhio Ipswich Town che ci prova. Palo incredibile. Fermo Leighton. Il problema rimane Leighton. No, no, no. Ipswich che ha preso la batosta, ma adesso attacca. E stiamo rischiando. Come centrocampista difensivo centrale non abbiamo un buon centrocampista che aiuta in difesa. Attenzione adesso. Pallone in mezzo. Cerca Nolan. Bravissimo lì Ferguson. Cerca di uscire Leighton. Bravo, bravo, bravo. C'è davvero tanto pressing. Io direi di andare a mettere difensiva per non rischiare ulteriormente. Palla che esce fuori, ma l'Ipswich Town ha creato più azioni. Un passaggio dove c'è Winchester, aspetta il movimento giusto, il tocco. Attenzione Simpson, benissimo. Se l'è divorata Jayward. Se l'è divorata. Se l'è divorata. Se l'è divorata Jayward. Cerchiamo di mantenere questo piccolo vantaggio. Finisce così il primo tempo. Risultato ingiusto. Un Forest Green che ha creato poco e si è trovata in vantaggio con la prima occasione al quarto minuto. Poi la squadra avversaria ha fatto davvero una bella partita. Troppi spazi, Jayward non è adatto in quel ruolo, almeno per il momento. Pallone in mezzo, bravo Ferguson. Ancora, ancora Ipswich. La chiusura, corner. Leighton ci deve salvare. Pallone in mezzo, troppo all'indietro. Va bene così, Chong un po' in ombra in questa prima partita ufficiale. Ancora Ipswich. Mamma mia che giocata, il tiro gol. Sempre sul suo palo. Sempre sul suo palo. Pareggio meritato della squadra avversaria dell'Ipswich Town con Ward. Anche questi hanno Ward. Chiudi. Vai Leighton, dai Leighton. Che portiere di merda. Calcio d'angolo signori. Questa partita non la vedo bene. Questa partita non la vedo bene. Non la blocca, però comunque ha fatto l'intervento, va bene così. Non ci lamentiamo, ripartiamo con Chong. Rimessa laterale. Si accentra Rhys Brown. La riesce a toccare a centro, attenzione ad Harper. Pallone alto, forse c'è una deviazione.
No, l'ha colpita male proprio lui. Facciamo una piccola modifica tattica. Come centrocampista difensivo va ovviamente Harper, che è molto più bravo. Esce Jay Ward, entra James, che è molto bravo con i passaggi. Dai, forza, chiudilo. Deviazione, palla che rimane lì. Shepard! Forza, Shepard! Incredibile, si addormenta Shepard lì sulla marcatura. Sarà un campionato difficilissimo, eh. Pensavo fosse tutto semplice, invece è davvero molto difficile. Ok, chiusura, vai. Ok, il nostro James è bravo con i piedi. Attenzione, si addormenta Rhys Brown. La tocca molto bene a Chong. Tiene il pallone, contrastato ancora Chong. La mette in mezzo dall'altra parte dove c'è Rhys Brown. L'ha colpita male. Cercate di servire Simpson. E qui perdiamo, è qui che perdiamo. Il rinvio e loro possono costruire. E quello è il problema. Attenzione. No, 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 è fuori gioco. È fuori gioco. Dimmi che è fuori gioco, ha alzato la bandierina, fuori gioco, meno male, meno male. Passaggio, guarda, c'è Winchester, benissimo. Si infila Simpson, toccala, Simpson, provaci! Ho bisogno di un giocatore bravo di testa e quindi facciamo entrare Rawson a posto di Gunning. Esce Brown, entra Murphy. Simpson molto bene, dai ragazzi, vinciamola. Il tocco, attenzione, cerchiamo di infilarci il tiro! Palo. Il palo di Winchester, eccolo qui con il destro. Mamma mia, la Matrix Simpson. Due minuti al termine. Ferguson, no, 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 Ferguson. Colpo di testa, buttare fuori. Forza, bravissimo Harper. Ragazzi, sarà un campionato davvero emozionante, difficile. Dai, Shepard, forza Shepard. No, ragazzi, qualcosa non va a Shepard. Qualcosa non va a Shepard. Deviazione, corner. Ultima azione. Siamo arrivati al 93esimo. Pallone in mezzo, la butta fuori Chong, una partita da 5 in pagella. Attenzione, non è finita qui l'azione, finisce qui. Ragazzi, siamo partiti a bomba, poi l'Ipswich Town forse meritava anche la vittoria. Pareggio, più che giusto, diciamo così. Peccato per Chong e Simpson, non si sono visti. E Jay Ward inguardabile. Uno sguardo veloce alla classifica dopo una giornata di campionato. Il Forest Green è in undicesima posizione, ma siamo ancora alle prime giornate, ci può stare. Però l'importante era non perdere, però bisogna anche cercare di vincere. Queste partite si possono vincere se ci difendiamo meglio e se Leighton incomincia a crescere, fare almeno le parate sui suoi pali. Allora, informazioni su Leighton: è arrivato a 66 di overall, vale già 1.100.000. Mentre a 55 di overall Tyler Brown, è arrivato a 69 di overall Nathan Ferguson. Abbiamo ricevuto un'offerta di 1.400.000 per Rhys Brown, che andremo a rifiutare ovviamente. E abbiamo una piccola notizia positiva: Paul Digby sta recuperando, quindi per il momento è solo in cerottato. E finalmente è arrivata un'offerta per Charlie Cooper. Il Colchester ci offre 280.000. Andiamo in sede e cerchiamo di spippolare qualcosa in più. Quindi cerchiamo di arrivare almeno a 300.000. C'è anche da dire che Cooper vale 250.000, mentre il Colchester ci ha offerto 280.000, quindi di più del valore del cartellino. Però c'è anche da dire che Cooper ha 22 anni. Quindi aggiungiamo una clausola per la rivendita del 5%, niente di che. E poi aumentiamo a 300.000 l'offerta del cartellino. Avanziamo e vediamo cosa dice. Allora, è la nostra ultima offerta, mi dispiace. 280.000 più la clausola per la rivendita. Non male. C'è una clausola. Accettiamo, dai. Accettiamo, dai. Accettiamo, va bene. Va bene. Ok, abbiamo venduto Cooper. Allora, il resoconto del nostro osservatore non arriva. Serviranno intorno ai 20-30 giorni, quindi arriveremo al termine del calciomercato verso il 25-26 agosto. Per non rischiare di trovarci poi senza terzino destro, proviamo ad acquistare Walker Peters senza sapere il valore del contratto, anche se lo paghiamo di più. Però ci serve come il pane il terzino destro. Andiamo in sede. Se ovviamente non troviamo un accordo, poi servirà una settimana, quindi riusciremo ancora a fare un'altra offerta per questo giocatore. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Facciamo uno scambio con i giocatori, almeno proviamoci per non far rifiutare immediatamente l'allenatore del Tottenham, Pochettino, e andiamo ad offrire Ruben Reed. Ok, Ruben Reed non ci interessa, hanno bisogno di un'ala, un centrocampista o un attaccante. E Reed che è? Offerta per il cartellino. Cerchiamo di offrire, non lo so, 1.900.000. No, mamma mia, ho paura che costa di meno.
Ho paura che costa di meno. 1.500.000, ragazzi. Ci serve assolutamente. Avanziamo, speriamo bene. Vediamo un po'. No, chiedono 3.150.000. È troppo. Il problema è, dopo, come rinnoviamo i contratti ai nostri giocatori? Quello è il problema. Quindi l'unica cosa che posso fare è offrire 2.500.000. Ci rimangono 15.000 di budget stipendi. Facciamo 2.300.000. Vediamo un po', speriamo bene. Ok, non abbassano. Non abbassano, signori. Vale più o meno 3.150.000 questo giocatore. Controfferta. Ragazzi, facciamo 2.800.000. Lo voglio. 2.750.000, dai. 2.850.000. 2.850.000. E poi Walker Peters deve chiederci uno stipendio intorno ai 2.000-3.000 per andare a buon fine, perché sennò poi non ci rimane nulla per rinnovare. Ragazzi, io accetto. Va bene, signori, adesso andiamo in sede. Parliamo con il giocatore, sperando non ci chieda un ingaggio da 15.000. Che non faccia come Chong. Il problema adesso è che non sappiamo neanche lo stipendio attuale che percepisce nel Tottenham. Quindi sarà davvero molto difficile trovare un accordo. Allora, accettiamo ruolo in squadra cruciale, sperando sia alto di overall, almeno uguale a Shepard. Spero solo quello. Andiamo avanti, 2 anni, noi facciamo una controfferta di 3 anni. Va bene, contento, nessuna clausola rescissoria. No, ignoriamo. E adesso lo stipendio. Adesso, se sbagliamo a dare lo stipendio, il giocatore si alza e se ne va. Quindi, offriamo 3.000. 3.000, signori. Offro 3.000, più aggiungiamo un bonus. Bonus reti inviolate. Si può fare anche assist? No. Reti inviolate, 15. Ti do 10.000. Facciamo così? Avanzo offerta. Speriamo bene. La cifra che ho offerto è ridicola. Ecco. Niente. Adesso bisogna aspettare una settimana e aspettiamo il resoconto dell'osservatore. Signori, non c'è tempo. Non c'è tempo per pensare. Non c'è tempo per il nuovo terzino destro. Adesso affronteremo il Luton Town. Attenzione, perché l'avremo anche nella Carabao Cup tra 2-3 giorni. Quindi scopriremo se è una squadra forte in campionato, per poi affrontarla anche in coppa. Andiamo a fare la formazione. Il nostro Digby è ancora incerottato. Non rischiamo di farlo scendere in campo, fargli prendere un'altra botta e poi perderlo per 4-5 mesi. Quindi quest'oggi scenderemo in campo così, con Leighton, Mills, Gunning, Ferguson, Shepard, Winchester. Tyler Rose sa fare anche il centrocampista difensivo centrale, ma ha le stesse caratteristiche di Jay Ward, solo che Tyler Rose è stato allenato di più e quindi per il momento ha un overall maggiore e gioca meglio. Harper, poi in attacco abbiamo Chong, Simpson e Brown. I sostituti sono Thomas, Rosen, Brown, Ward, James, Murphy e Doig. Un'altra partita secondo me molto difficile per il Forest Green. Cerchiamo di partire con il piede giusto, cerchiamo subito di sbloccare la partita. Poi, se nel caso riusciamo a passare in vantaggio e la partita sarà difficile come quella precedente, cercheremo di difenderci meglio per mantenere il vantaggio. Ogni partita sarà così, signori. E questa è la formazione della squadra avversaria. Gioca con un 4-1-2-1-2 o 4-4-2 a rombo stretto, quindi abbiamo parecchio spazio sulle fasce. Simpson dà il via a questo match sperando si sblocchi in questa seconda giornata di campionato, anche perché abbiamo bisogno dei suoi gol. Se noi ci allarghiamo in questa maniera, i centrocampisti centrali si allargheranno e ci lasceranno spazio al centro. Ecco qui. Quindi possiamo giocare così. In questa partita abbiamo trovato subito la soluzione. E subito il primo tiro. Corner. Un intervento. Tiene il pallone. La passa all'indietro. Attenzione ad Harper. Harper ancora. Si infila nell'area di rigore. Ancora Harper. La mette in mezzo. Il cross è buono. Attenzione. Simpson non arriva di pochissimo. Si salva il Luton Town. Chong. Va Chong. Si gira. Sterza. La mette in mezzo verso Rhys Brown. Rhys Brown, secondo gol in campionato, segna sempre lui, signori. Rhys Brown 1-0. Adesso il problema è, abbiamo segnato? Adesso il Luton Town si sveglierà e ci attaccherà per tutto il resto della partita? Alla faccia di Rhys Brown. Alla faccia di Rhys Brown. Secondo gol del Forest Green in questo campionato, secondo gol per Rhys Brown. Justin Collins. Tocco ancora. Un altro passaggio. Adesso giocano di prima. Attenzione a questo passaggio. Il tiro. E pareggia subito. L'ho detto.
appena svegli la squadra avversaria, gli fai gol, poi subito incomincia ad attaccare e diventano fortissimi. 1-1. Primo tiro in porta subito, primo gol. Niente, neanche qui Leighton ci arriva. Vediamo se è un errore clamoroso di Leighton oppure il tiro era perfetto. Non era perfetto. Secondo me qui Leighton ci poteva arrivare. Anche perché ha tirato da una distanza considerevole, eh. Mamma mia, lentissimo a tuffarsi, eh. Di tacco per Harper, di prima, attenzione, Winchester. La tocca molto bene a Rhys Brown. Rhys Brown se ne va, la mette in mezzo, attenzione a cercare Chong che non arriva. Peccato, abbiamo cercato la sponda verso Simpson. Non ce l'abbiamo fatta. Chong se ne può andare, bravo Chong, la mette in mezzo, deviata, corner. Dai, dai, Chong. Pallone in mezzo, attenzione, Simpson ci arriva. Fuori. Dai, 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 dai. 44esimo, Luton Town che ci prova. Passaggio, deviata, Harper, guardate. Fase difensiva, i centrocampisti non hanno la bravura necessaria, colpo di testa, buttare fuori. Speriamo arrivi subito Digby. Ecco il passaggio, il tiro. Questo passaggio piano, telefonato, almeno l'ha parato Leighton. Va bene, abbiamo 30 secondi a nostra disposizione per sbloccare la partita in questo primo tempo. Cerca di andare, non c'è tempo, signori. A differenza del match contro l'Ipswich Town, qui abbiamo fatto la partita, ma non meritiamo il pareggio. O meglio, non meritiamo la sconfitta. Il pareggio può essere anche giusto. Scatta, 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 scatta. Bravissimo, attenzione. Simpson, arrivaci, ti prego, Simpson. Attenzione, Tyler Rose. Molto bene per Winchester. Finta di Winchester, si è infilato. Winchester, la parata del portiere corner. Meritiamo il vantaggio adesso. C'è un giocatore a terra, ha preso una botta. Il passaggio, attenzione Winchester. C'è spazio proprio da quella parte. Winchester salta l'avversario, il tiro, traversa. Chong. Io davvero non ci voglio credere. Va bene, facciamo la stessa mossa che abbiamo fatto nel primo match di campionato. Entra Rawson, esce Gunning. Entra James, esce Tyler Rose. Quindi Harper farà il centrocampista difensivo, se ci metteremo in fase difensiva. La tocca di prima. Ancora Brown. La ritocca, deviazione, attenzione, mamma mia. Rischiano tantissimo quelli del Luton Town. Il colpo di tacco, ancora un tiro, una deviazione, corner. Dai che arriva, dai che arriva, Chong. Pallone in mezzo verso Simpson. Ancora, pallone in mezzo, colpo di testa, niente. Ragazzi, niente, non riusciamo a servire Simpson. Rawson. Tocco a Brown. Harper. Attenzione, si è infilato James. Mamma. Visto che non sfruttiamo i colpi di testa di Simpson, facciamolo uscire, entra Christian Dodge, che comunque è anche bravo di testa, ma anche più bravo sui tiri in porta, sulla distanza, sulla velocità. Bello il tocco. Scambiala. Benissimo. Guardalo. Bravo Christian Dodge. Se ne va. Attenzione a Brown. La mette sul secondo palo, Chong. Ah, ragazzi. Perché la squadra avversaria ha tirato una volta in porta e ci ha segnato? Mentre noi stiamo tirando tantissimo e non ci riusciamo. Winchester! Fuori. Occhio a questi due minuti di recupero, cade Brown. Parte il Luton Town. Attenzione a non prendere gol proprio nel finale. La beffa potrebbe arrivare. Attenzione a Shepard. Prova la marcatura. Tornate in difesa, signori. Ultra difensiva. Ultra difensiva. Chiusura. Cadono giocatori. Punizione dal limite. Punizione dal limite. No, finita. Due partite di campionato. Due pareggi, signori. Passiamo sempre in vantaggio, poi prendiamo un tiro in porta. Vi farò vedere che abbiamo ricevuto un tiro in porta. E uno dalla distanza, parato semplice semplice, che di sicuro vi ho fatto vedere. Ecco qui le statistiche, dati partita, 13 tiri, 7 in porta per i Forest Green, compreso di palo di Simpson, mentre per il Luton Town 4 tiri, 2 in porta. Il gol è la parata semplice di Leighton. Piccolo sguardo come sempre al campionato, alla classifica. Per il momento, signori, siamo in 14ª posizione con 2 punti, ma la prima posizione comunque non è distante, solo 4 punti di distacco. Abbiamo venduto anche Cooper, adesso abbiamo altri 200.000 per il calciomercato, lo abbiamo venduto per 280.000, hanno offerto 390.000 per Mills, che andremo ovviamente a rifiutare. E non ci sono buone notizie, signori. Walker Peters prende e percepisce uno stipendio nel Tottenham di 34.500, e suo valore si aggira intorno ai 3.100.000, mentre per Bissaka, stipendio settimanale da 25.500, valore 5.500, quindi vale di più di Walker Peters. È impossibile acquistarli. Come facciamo per il terzino destro? Siamo di nuovo in sede per Walker con Pochettino.
perché voglio vedere un attimo se riesco ad abbassare il valore attuale del giocatore per poi offrire tanto sul budget stipendi. Lo so che prenderà di più di Chong, però a noi ci serve. Questo diventa forte e quindi avremo per la Premier League già un terzino destro, un centrocampista che è Harper e Chong, sempre se sarà il campione che tutti mi avete scritto dopo l'acquisto che diventerà. Mi avete detto che diventerà fortissimo, quindi attenzione. Facciamo un'offerta per il cartellino e offriamo 2 milioni e 400. 2 milioni e 400 più clausola per la rivendita al 8%, dai, avanzo offerta. 3 milioni e 600. Adesso ha aumentato anche il prezzo questo. Questo ha aumentato anche il prezzo. 2 milioni e 8 e 35. Poi non riesco ad offrire contratto. Facciamo 2 milioni e 7, facciamo 15.000. Facciamo 2 milioni e 6, facciamo 17.000. Il problema è poi come rinnovo i contratti ai giocatori in scadenza. Bisogna vendere ancora e mi sa che dobbiamo vendere Reed. E poi prendere un attaccante in prestito. L'unica cosa che mi viene in mente è questa. Vediamo un po' con 2 milioni 5,5, 2 milioni e 700, dai, proviamo così, dai. 2 milioni e 705, 3 milioni e 50 e poi abbiamo un budget stipendi da 8.000. Oh, ragazzi, è troppo, è troppo. Facciamo 2 e 8,50 e poi offriamo 12.000 a Walker Peters, ma ragazzi, mi sa che il terzino destro ce lo troviamo in casa, eh. Giocheremo con un terzino destro. 2,9. 2,9 per Pochettino. Controfferta. Facciamo 2,8. Facciamo 2,8. Avanzo offerta. 2,9. Mi dispiace. Abbiamo già un prezzo. 2,9. Facciamo invece noi 2,8,50. E adesso rifiuto e se ne va. Volete vedere? Siamo fermi sul nostro prezzo. 2,9. Accettiamo. Adesso il problema è che questo giocatore deve accettare 11.000 di stipendio. Stipendio attuale 34.500, ecco qui. Non ce la faremo mai, abbiamo solo 11.000. Quindi facciamo sì, accettiamo 3 anni di contratto, ruolo in squadra cruciale, nessuna clausola rescissoria. Accettiamo e adesso il problema è lo stipendio. Ci chiede 21.500. Non ce la facciamo. Cioè anche se non posso accettare. Mi dispiace. Anche il bonus ingaggio è troppo alto. Ti posso offrire quello che posso. Ti posso offrire 11.000. 11.000 con 11.500. Facciamo così? 11.500. Avanziamo. Adesso si alza e se ne va. Non ci siamo. Speravamo di venire qui per chiudere. Niente, ragazzi. O mi invento qualcosa oppure devo vendermi Reed. Quindi ragazzi, cerchiamo di concentrarci molto su calciomercato. Nella prossima puntata andremo a fare la prima partita in coppa nella Carabao Cup, poi faremo un match di campionato. Concentriamoci principalmente sul calciomercato, poi appena concluderemo i nostri acquisti ripartiremo con 3 partite ad episodio. Devo assolutamente capire come muovermi perché qui si fa davvero troppo difficile. Un bacione e un abbraccione, ci vediamo nella prossima puntata.